Il Presidente del Consiglio Mario Monti dovrebbe chiedere l'aiuto europeo e accettare la camicia di forza che accompagna il salvataggio per minimizzare il rischio politico delle prossime elezioni, secondo dirigenti d'azienda e investitori. La Spagna chiede alla Banca Centrale Europea di quantificare quanto intende spendere sul suo debito per decidere se chiedere l'aiuto. Di questo parlo con Pier Giorgio Gavronsky. Pier Giorgio si presenta a Vloganza come economista indipendente ed è in collegamento internet da Roma. Ciao Pier Giorgio e benvenuto a Vloganza. Salve a tutti. L'annuncio del piano di acquisto di obbligazioni sovrane della Banca Centrale Europea ha consentito un calo del rendimento del BTP decennale di circa 122 punti base dal 2 di agosto. Un punto base è ancora lo 0,01%, dunque 122 punti base sono l'1,22%, allentando così la pressione su Mario Monti. Adesso Monti dovrebbe capitalizzare questo momento di sollievo e fare quello che il mercato si aspetta, cioè chiedere l'aiuto del Fondo ESM della Banca Centrale Europea perché un impegno preciso su riforme e obiettivi ridurrebbe il rischio politico insito nelle elezioni della prossima primavera. Lo suggeriscono imprenditori come Giorgio Squinzi di Confindustria e molti investitori. Credi che sia una buona idea per l'Italia chiedere il salvataggio del piano Draghi per assicurarsi dal rischio politico delle prossime elezioni, Pier Giorgio? Credo che sia una buona idea chiedere il salvataggio della Banca Centrale Europea, ma non perché, per i motivi detti del rischio politico in Italia. Non credo che questo rischio politico sia più alto che in altri paesi. Ricordiamo che in Spagna ci sono delle rivolte popolari, sociali. Ricordo che anche in Germania c'è una opinione pubblica estremamente tesa e refrattaria a qualsiasi intervento sull'euro, sulla politica monetaria, quindi c'è molta tensione politica in Europa ed è una tensione pericolosa. Però non credo affatto che in Italia vinceranno le elezioni delle forze che faranno poi delle politiche irresponsabili. Al contrario, le politiche italiane hanno messo, diciamo, hanno fatto tutta l'austerità che si poteva fare e anche troppa. Quindi da adesso in poi si tratta di stimolare l'economia europea e lì ci vuole una vera svolta, una svolta politica. Le elezioni in Italia come in Germania potranno solo aiutare, l'euro. Il problema è se arriveranno in tempo. L'aspetto cruciale sono le condizioni alle quali questo aiuto verrà dato. Da un lato, queste condizioni non devono essere troppo restrittive, anzi non devono essere affatto restrittive, perché l'austerità ha creato degli squilibri spaventosi in tutta Europa e non è la medicina giusta in questo momento. Quindi altra austerità sarebbe pura follia. Se l'Europa pensasse di procedere come Juncker ha fatto intendere in quella direzione, Spagna e Italia faranno benissimo a rifiutarlo questo aiuto. Dall'altra parte, sarà decisivo sapere fino a che punto la Banca Centrale, in cambio di un accordo, sarà disposta a spingere al ribasso i tassi di interesse. Ora, è vero che questi tassi di interesse sono molto calati dopo che la Banca Centrale Europea finalmente ha accettato il principio di fare da prestatore di ultima istanza degli Stati. Però sono ancora troppo alti, considerato anche che c'è una forte depressione economica che deprime le entrate fiscali e tutta l'economia. Quindi gli spread vanno spinti ancora molto più giù e l'Italia e Spagna vorranno giustamente sapere fino a che punto la Banca Centrale è disponibile a fare questo lavoro. I sondaggi indicano che le prossime elezioni potrebbero portare a un Parlamento frammentato oppure anche a un governo che non intende perseguire le politiche di bilancio iniziate da Monti. Al momento, anche se l'Italia è nella sua quarta recessione, dal 2001 è comunque sulla strada per portare il deficit entro i limiti dell'Unione Europea quest'anno e per iniziare a ridurre il secondo debito dell'euro nel 2013. Credi sia necessario perseguire le politiche di Monti? Dunque, le politiche di Monti hanno creato una recessione abnorme in Italia. Le politiche di Monti poi sono più o meno le politiche europee, sono quelle che hanno portato la Grecia a un collasso, dopo che già la Grecia aveva fatto abbastanza male per conto suo, che hanno depresso l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna. Quindi sono politiche che
che da un lato hanno firmato l'irresponsabilità berlusconiana, questo è vero, e dall'altra parte però si sono dimostrati inadeguati. Quindi, a mio avviso, a questo punto sì, bisogna mantenere una disciplina di bilancio, bisogna essere molto seri nei nostri comportamenti, ma il punto adesso è rilanciare l'economia europea. Quindi per fare questo serve un cambio di mentalità, un cambio di cultura, un cambio di dirigenza, servono nuovi leader politici, quindi serve anche una forte innovazione a livello di politiche economiche europee. Quindi è giusto che ci siano delle elezioni e che i popoli europei si diano dei nuovi governanti. La Spagna chiede alla Banca Centrale Europea di quantificare quanto intende spendere sul suo debito per decidere se chiedere l'aiuto. Lo fa dopo che i rendimenti delle sue obbligazioni sono tornati a salire ad un'asta del debito in una Madrid che mostra appunto segni di un aumento della tensione sociale. La polizia ha circoscritto la zona intorno al Parlamento per proteggerla dalle manifestazioni di protesta che sono in corso nella capitale spagnola. Come accennava prima Pier Giorgio, la Catalogna ha iniziato un'assemblea regionale a Barcellona per discutere la proposta di indipendenza dalla Spagna. La Banca Centrale Europea ha scelto di non dichiarare l'ammontare che intende acquistare, dovrebbe invece farlo, come chiedono gli spagnoli. Guarda, sul piano tecnico, chiedere qual è l'ammontare degli interventi è un errore gravissimo da parte della Spagna perché la Banca Centrale Europea ha già annunciato interventi illimitati. Quindi perché chiedere un limite alla Banca Centrale Europea che ha già detto che gli interventi saranno illimitati? Invece la Spagna dovrebbe chiedere qual è il livello dei tassi di interesse o degli spread al quale la Banca Centrale intende scendere. Perché questa è la variabile decisiva. La banca centrale ha il potere di spingere i tassi di interesse nelle scadenze fino a 3 anni che ha scelto di manovrare a livelli anche molto bassi. E la crisi in questo momento in Europa, in Spagna soprattutto, è talmente grave, sia dal punto di vista finanziario che da quello economico, che i livelli attuali o anche leggermente inferiori degli spread non bastano a risolvere la questione, assolutamente. Quindi vanno veramente spinti molto in basso e la Spagna fa bene a pretendere, a chiedere, perlomeno a contrattare dei livelli molto bassi di spread. In che senso è illimitato l'intervento della Banca Centrale, Pier Giorgio? Nel senso che insomma l'ha dichiarato Draghi, va bene, possiamo essere d'accordo su questo, però il giro della richiesta d'aiuto è che il paese passa, diciamo, dall'ESM, cioè prima dall'Europa, dal fondo che hanno messo insieme tutti i paesi euro, dal fondo di salvataggio, European Stability Mechanism. Questo fondo ha virtualmente 500 miliardi nelle sue casse e dovrebbe acquistare obbligazioni sul mercato primario. La Banca Centrale Europea dovrebbe acquistare invece sul mercato secondario, quello delle contrattazioni. Allora, c'è un ESM limitato a 500 miliardi virtuali per adesso, che diciamo appunto sono alquanto limitati se dovesse essere sufficiente per entrambi i paesi, Spagna e Italia, e c'è dall'altra parte una banca centrale illimitata. Come te lo spieghi questo disequilibrio, Giorgio? Vuol dire che i paesi saranno chiamati a riversare soldi nell'ESM tutte le volte che l'illimitatezza della Banca Centrale Europea viene messa alla prova del mercato? No, non credo perché politicamente questa cosa non è sostenibile. L'elettorato tedesco di altri paesi non lo accetterebbe. Questa situazione, hai ragione a sottolineare, che è veramente strana e disfunzionale. La vera partita si gioca sul mercato primario. La partita è quella del debito degli stati europei in crisi. Se il debito comincia a scendere, anche gli spread poi seguono. Se invece il debito continua a salire, la crisi si avvita. Per adesso i debiti stanno ancora salendo rapidamente, sia in Italia che in Spagna. Il problema è quanto gli stati pagano il debito che devono ancora emettere, sia per finanziare il deficit, sia per sostituire il debito che viene a scadenza. Allora, se il mercato dove si gioca questa partita è il mercato primario. Se la banca centrale non può intervenire lì, può giocare questa partita soltanto indirettamente attraverso gli interventi sul mercato secondario, ma può darsi che questi interventi
che sul mercato primario potevano essere veramente poca cosa, sul mercato secondario debbono essere veramente molto grossi, se l'intera operazione non è credibile, se le opinioni pubbliche, soprattutto in Germania, diciamo, non consentono di avere fiducia sulla tenuta, sulla compattezza dell'euro e sulle decisioni della Banca Centrale. Quindi questa situazione è disfunzionale, è dovuta agli statuti della Banca Centrale che gli fanno divieto, perlomeno secondo alcune interpretazioni tedesche e di altri, gli fanno divieto di intervenire sul mercato primario in qualsiasi situazione. E quindi la Banca Centrale deve usare questo espediente poco funzionale, poco efficace. In questo sarà aiutata dal fondo Salva Stati, che comunque potrà mettere a disposizione un po' di soldi. Il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ritiene che il tempo stia per scadere per l'Europa. Oggi, in un'intervista a Ginevra, ha detto: le nazioni dell'euro devono condividere il vecchio debito e alleggerire il peso degli alti tassi di interesse sull'Italia e la Spagna e la Grecia, e implementare un'unione bancaria con l'assicurazione sui depositi per prevenire la fuga di capitali. Se non lo fanno, si creerà una dinamica avversa in cui i paesi deboli diventeranno ancora più deboli e l'intero sistema crollerà. Deve essere fatto in fretta perché in un paio d'anni, dice Stiglitz, non ci saranno più soldi nelle banche di Spagna e Italia. Sì, Stiglitz dipinge uno scenario possibile, del tutto possibile, uno scenario apocalittico e la tempesta perfetta. La tempesta perfetta che si sta preparando, a mio avviso, per il 2013, in una situazione in cui l'Europa è priva di leadership adeguata. Monti era una speranza, ma sotto questo profilo ha deluso perché un leader è quello che convince le opinioni pubbliche a seguirlo su una strada che risolve il problema e questo non è avvenuto. Stiglitz sta dicendo due cose. Prima di tutto che l'economia europea va talmente male, ma anche quella mondiale non va molto meglio, cioè va molto meglio, ma non va così bene come vorremmo. E quindi questa debolezza dell'economia reale, questa depressione della domanda sta mettendo in crisi i bilanci di tutti, tra cui quelli delle banche. E questa crisi delle banche accelera la fuga di capitali e quindi è una delle spirali negative in atto, quindi bisogna interromperla per guadagnare tempo e anche per risolvere uno dei problemi. Diciamo, è una cosa che bisogna fare in fretta, ma neanche quella è risolutiva perché il problema è che le istituzioni del capitalismo e soprattutto quelle in Europa sono organizzate in maniera tale per cui il denaro stampato dalle banche centrali non può essere messo in circolo direttamente nell'economia attraverso i governi, ma viene messo in circolo unicamente nel mercato finanziario e lì rimane e non va a risollevare l'economia reale e questa deficit strutturale di governance che è particolarmente forte in Europa rischia di affondare un po' tutta l'economia europea. Che cosa bisognerebbe fare, secondo te, per Giorgio? Bisognerebbe che ci sia un leader che si alzi in piedi e che dica: io so come risolvere questa crisi europea, non so come risolvere tutti i problemi dell'Europa, ma questa crisi sì. La prima cosa da fare è dare alla Banca Centrale Europea un doppio mandato, cioè la Banca Centrale Europea non si deve occupare solo di contrastare l'inflazione, certo quando c'è il rischio di inflazione deve fare quello, ma quando c'è un rischio opposto, come adesso, si deve occupare dell'economia reale e deve poter mettere in circolo del denaro. In secondo luogo, ci vuole un accordo europeo per rilanciare l'economia con delle politiche fiscali espansive laddove ci sono dei margini, come nel Nord Europa. E in terzo luogo, bisogna riequilibrare i rapporti di competitività che sono completamente squilibrati a favore della Germania, perché la Germania negli anni scorsi ha fatto dei tagli ai salari, una svalutazione interna competitiva che ha messo in crisi tutti gli altri. Oggi, proprio oggi, ho sentito la Merkel che diceva che rialzare i salari tedeschi non è la soluzione
a questa crisi, la Merkel si sbaglia completamente, è una delle misure indispensabili per salvare l'euro. Ci vuole qualcuno che sappia parlare all'opinione pubblica tedesca e sappia spiegare perché in questo modo ci guadagnerebbe sia la Germania e i tedeschi, i lavoratori tedeschi, e ci guadagnerebbe tutta l'Europa e addirittura tutto il mondo che rischia di essere trascinato a fondo dalla crisi dell'euro. Obama potrebbe essere l'ultimo leader mondiale rimasto, ma è impigliato nelle elezioni e anche nel fiscal cliff, cioè nei problemi interni degli Stati Uniti, e quindi ha molta difficoltà a prendere la guida del mondo, per cui la guida del mondo rimane nelle mani dei banchieri centrali e con la Banca Centrale Europea che deve combattere con le mani legate dietro la schiena. Quindi non è una situazione brillante, quindi Stiglitz ha ragione nell'avvertire gli europei: guardate, fate in fretta perché questa è soltanto la calma prima della tempesta, dipende solo da voi. Pier Giorgio Gavronsky, economista indipendente da Roma, grazie mille Pier Giorgio, e a voi per Grazie a averci. voi.